Si chiude oggi il primo summit nella storia sulle pari opportunità. A Taormina per il G7 Gender Equality i capi delegati d'Italia, Canada, Giappone, Stati Uniti, Germania, Francia e Gran Bretagna, nonché il commissario europeo per la giustizia e la parità di genere. I rappresentanti dei 7 governi, tutte donne, fatta eccezione per il delegato giapponese, sono al lavoro già dalla tarda mattinata di ieri con rigorosi protocolli di riservatezza. Con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, con delega alle pari opportunità, a fare gli onori di casa. Quel che è certo è che seguendo la roadmap per un ambiente economico sensibile al genere adottata lo scorso maggio dai leader del G7, la discussione si è concentrata su 3 temi principali. Ridisegnare il mercato del lavoro e il sistema di welfare per liberare il potenziale delle donne nella sfera economica, ripensare le misure legislative per aumentare la partecipazione femminile nelle posizioni di leadership e nei processi decisionali, prevenzione e lotta alla violenza di genere, compreso il fenomeno della tratta. Oggi riunione di chiusura dei lavori, visita al centro Gaggi, centro antiviolenza gestito dalla Onlus Penelope che offre assistenza alle donne vittime di tratta e conferenza stampa di chiusura alla biblioteca comunale. Credo sia un segnale importante, ha dichiarato la Boschi, aver iniziato il semestre di presidenza italiano a Firenze con il G7 della cultura e chiuderlo qui a Taormina con il G7 delle pari opportunità. Cultura e pari opportunità, ha proseguito, sono la quintessenza del messaggio del semestre italiano che il nostro paese lascia ai paesi del G7. Una lunga e difficile strada, quella per la conquista della parità di genere, soprattutto in un paese come l'Italia che il rapporto globale sulla parità di genere 2017 del World Economic Forum, che considera occupazione, istruzione, salute e rappresentanza politica, piazza in 82esima posizione su 144 paesi analizzati. Sappiamo, ha aggiunto il ministro, che la strada verso la parità di genere è ancora lunga, ma questa è una sfida che riguarda tutti e ognuno deve fare la sua parte.